Pellegrini, buona giornata. Mi trovo di fronte a un centro per anziani. A un centro per anziani. E qui davanti a me c'è Maria Grazia. Sì. Ma che età hanno queste sorelle qua? Allora, 97, 99, 82 e lei 98, quasi 99. Perfetto. Sì. E possiamo trasferirci anche noi qua? Sì, sì. C'è sì, posto? Sì. Benissimo. Sì, con me, uomini come voi, gli occhi belli, chiari. Venite, venite, prendiamo a tutti noi. Grazie Maria, grazie. Grazie a voi, buon viaggio. Buon cammino. Grazie, ciao. Giornata, oggi è venerdì 10 settembre, vero? 10 settembre e ci troviamo ad Arbus, nostra quinta tappa e sosta obbligata al Museo del Coltello. E qui c'è Paolo, che Paolo Pusceddu. Paolo Pusceddu, figlio d'arte di un fabbro che ha sempre lavorato qui, ha ferrato cavalli, buoi, asini, faceva le ruote dei carri, insomma, tutta la ferratura per fare un carro. E poi da ragazzino anch'io ho imparato a fare i coltelli, adesso ho 64 anni, da quando avevo 8 anni posso dire che ho cominciato a costruire e a vendere coltelli. Ascolta Paolo, cosa ci fa una persona qui in Sardegna con un coltellino in tasca? Quante cose? Beh, intanto avere un coltellino in tasca vuol dire avere un amico che quando lo chiami è pronto e non ti chiede mai nulla. Se uno porta in tasca il coltello si rende conto quante volte può servire, perché serve più di quello che pensiamo. Noi senza accorgerci lo usiamo per tagliare una cosa, perché, o pulire un angolino di una cosa, si usa tantissime volte e neanche ce ne rendiamo. I minatori come usavano il coltello? Beh, il minatore era un coltello particolare, era un coltello senza punta, piatto, chiamato lametta o coltello a spatola, e aveva la punta abbozzata, proprio perché veniva usata anche non solo come coltello ma anche come cucchiaio, quindi nella gavetta quando c'era della brodaglia di ceci, fagioli, lenticchie, buttavano il pane, con questo coltello a spatola riuscivano anche a usare come cucchiaio oltre che come coltello, senza punta, perché nel buio della miniera c'era una luce della candela a carburo, c'era poca luce molte volte, quindi un coltello appuntito diciamo che non era l'ideale, certo per un posto buio dove puoi farti male, sì, prendendolo, sì, eccetera. Niente, bisogna venire qui al Museo del Coltello ad Arbus. Certo. Paolo vi accoglie a braccia aperte e merita. Ma qui si viene, poi quando si finisce la visita andiamo a berci un caffè, una cosa, certo, è importante, questo è un modo di salutare anche la gente. Certo. Pellegrini, allora vi aspettiamo ad Arbus al Museo del Coltello, Paolo Pusceddu. Buona giornata a tutti, anche da Giuseppe. Ciao ragazzi, buon cammino a te. Ciao, ciao. Sono con Antonio, che è il titolare dell'Agri, no scusami, Affittacamere Carpe Diem. Gonospadiga, cosa Gonospanadiga. Gonospanadiga,
cosa significa? Niente, in origine esisteva solo Gornos, che è il primo paese nato dal CNG, un altro paese che era più monte a serro, e poi niente, si è con il passare degli anni è cresciuto diventando una, aggiungendo una seconda attrazione in pianura fanatica, che poi si è unita al paese, è diventato Gornos Fanatico. Quanti abitanti siete? Meno di 7.000 ormai, siamo arrivati anche a 8.500, ma ormai... La peculiarità di Gornos Fanatico? La peculiarità è l'olio con le olive, extra vergine, del pane e gli insaccati. Sono le priorità, insomma. Poi c'era anche l'anguria famosa, l'anguria di Gornos Fanatico, che si sta riprendendo piede adesso, l'hanno riscoperta. E niente, si vive un po' di pastorizia e di coltura. Prima c'erano miniere anche qua, adesso non è chiuso da anni, perché non ce ne sono, artigianato. Sono tutti panificatori, olio di controlli, appunto, sì. Tanti motivi per venire con Gornos Fanatico. Ce ne sono, sì, la natura è primis, abbiamo il Monte Linas, che è la terza vetta più alta della Sardegna, ci sono le cascate di Murmano, i Scinirgas, che sono abbastanza conosciute, quindi insomma c'è da... C'è la tomba del gigante Sant'Osimo. L'abbiamo vista, sì, l'abbiamo vista. Niente, insomma, la gente del posto, che è accogliente. Pellegrini, ospitale. Venite, sono ospitali. Carpe diem, Gornos Fanatico. Ciao, alla prossima. Grazie. Pellegrini. Grazie.